È l'ultimo saluto, amore di mamma. Sicuramente è da rivederci, tesoro mio. Hai vissuto un calvario lungo 14 anni e 2 mesi, nel quale hai dimostrato di avere, nella tua bontà e semplicità, un grande coraggio, grande senso di sopportazione, di pazienza. Quanta pazienza, anche nei momenti più difficili. Hai saputo accettare tutto ciò che ti ha colpito, l'hai saputo sopportare con dignità, tanto che tutti coloro che ti hanno conosciuto e voluto davvero bene, e siete tantissimi, ti consideravano guerriero, spartano, lottatore, gladiatore, uno che non si arrende mai. Ne hai passate tante e vissute tantissime, ma ad un certo punto il tuo corpo ha detto basta. Tutto l'amore di una madre, in poche ed efficaci parole, spezzate solo dal dolore che irrompe. Milena, Donato e Giuseppe e la loro compostezza in un giorno così. Guardandoli oggi e conoscendoli è facile comprendere perché Francesco Vaccaro, fosse così. Quell'umiltà, quella forza, quella tenacia, qualità che ha preso da loro e che ha donato a tutti noi. Si è fatto amare e non a caso per l'ultimo saluto era affollatissima la chiesa Gesù Divin Lavoratore al quartiere Tamburi di Taranto. Qui dentro, persino nel mosaico dietro il pulpito, la fabbrica siderurgica è rappresentata. I genitori e il fratello di Francesco non si lasciano prendere dallo sconforto e con l'aiuto della fede, ancora una volta, invitano colui che è ormai il loro angelo. Corri, tuffati, fai tutto ciò che la tua vita terrena non ti ha permesso a causa di quella patologia. Adesso puoi. Gli dicono mentre l'accompagnano, ma no, non è la fine. L'anemia emolitica autoimmune ha stremato il suo corpo, ma non la sua anima, che ci piace immaginare, sempre sorridente e combattiva, al nostro fianco. E mentre Taranto piange l'ennesimo caduto per inquinamento, da quelle ciminiere continuano ad arrivare i cattivi odori del metallo. Taranto, una città che attende i propri diritti.